All'IMES usiamo una carta del mondo che divide il planisfero in Causlandia e Ordolandia. Ieri, per un bel pezzo, abbiamo immaginato di doverla modificare e di portare l'intero spazio russo, la Federazione Russa, dentro Causlandia. Non che siamo usciti da questa ipotesi, ma certamente ieri vi è stata una dimostrazione molto acuta del grado di caos che regna nella Federazione Russa e in quello che si chiama sistema Putin, ma che di fatto appare assai poco sistemico. Che cosa di fondamentale è accaduto? Beh, intanto la rivolta di un gruppo armato che viene impropriamente definito gruppo di mercenari, compagnia di mercenari, Wagner, il cui capo Yevgeny Prigozhin, con evidenti ambizioni politiche e manie di grandezza, si era posto in testa a un corteo di blindati e miliziani in marcia su Mosca per ottenere la testa del ministro della difesa russo, l'odiatissimo Shoigu, e del vertice militare, compreso il capo di Stato Maggiore, generale Gerasimov. Sappiamo che all'ultimo momento Prigozhin ha ordinato la marcia indietro. La mia impressione è che sentiremo ancora parlare molto a lungo di Prigozhin e della Wagner, perché molte cose non tornano. La più evidente è la cosiddetta mediazione di Lukashenko. Lukashenko non è ovviamente in grado di mediare tra Putin e chiunque altro, dato che di Putin è fondamentalmente un vassallo. Sono stati presi degli accordi evidentemente orali tra Putin e Prigozhin, per cui questa versione è passata, ma che Prigozhin abbia smesso le sue ambizioni e che Putin sia in grado di controllare il sistema mi pare molto difficile da dire. Vedete qui questa amichevole conversazione tra il signor Prigozhin, il vice ministro della difesa della Federazione Russa e un altro generale che discutono come fossero al caffè su che cosa deve succedere. Di fatto, in questo momento il signor Prigozhin ha preso ostaggio due esponenti del vertice russo e questi signori non trovano di meglio che conversare, invitarlo gentilmente, anzi pregarlo a lasciarli andare, ad andarsene, cosa che ovviamente Prigozhin non fa. Questa fotografia è emblematica della difficoltà della catena di comando russa. Il potere russo è estremamente centralizzato attorno alla persona di Putin, più che al sistema, e la persona di Putin non è evidentemente in grado di controllare tutto. Insomma, possono partire gli ordini più perentori dal Cremlino, ma difficilmente vengono eseguiti. Si è avuta l'impressione durante la giornata di palese insurrezione armata di Wagner che Putin non fosse in grado di dare degli ordini eseguibili, nel senso che molti di coloro che avrebbero dovuto eseguire quegli ordini non erano disposti a farlo. Altrimenti riesce difficile immaginare come una colonna corazzata di traditori, uso il termine di Putin, sia potuta arrivare a 200 km da Mosca. Che cosa ci insegna la giornata di ieri e quali proiezioni possiamo immaginare di fare per il futuro? La cosa più evidente e palese, l'abbiamo detto, è la crisi del sistema russo. Di qui a immaginare però una sua disintegrazione, una fine non solo di Putin e del suo regime, ma addirittura della Federazione Russa, come molti sicuramente a Kiev, a Varsavia, nei paesi baltici vorrebbero, ce ne corre. Sappiamo però che in Russia i regimi difficilmente sono abbattuti, anzi mai sono abbattuti dal popolo o dalle periferie, cascano sempre al centro. E sotto questo profilo è interessante il parallelo che sia Prigozhin che Putin hanno fatto col 1917, con la fine dello zar e con l'avvento del regime bolscevico. Che cosa accadde allora? Che lo zar, il debole Nicola II, fu travolto dalla guerra, dalla rivolta dei soldati e degli operai e naturalmente dalle avanguardie bolsceviche.
tutto vero, tutto importante, ma un leader russo che si paragona a Nicola II ha evidentemente un'idea piuttosto patetica di se stesso. Il fatto che Putin trovi necessario paragonarsi a un perdente dice molto sulla sua visione della storia e soprattutto del suo ruolo in essa. Ma lasciando stare questi paragoni, pur evocativi di un clima quantomeno psicologico e culturale al Cremlino e dintorni, certamente la Russia vede indebolito il suo ruolo sulla scena internazionale. Tutti i famosi paesi del cosiddetto sud globale, dalla India al Brasile al Sudafrica, e naturalmente la Cina, che non è certamente una parte di quel sud globale, ma è un paese leader nel mondo, sanno adesso che il regime russo con il quale trattano quotidianamente, con il quale firmano accordi, con il quale scambiano merci e non solo, è in crisi e che quindi la sua affidabilità è molto relativa. Ma questo vale anche per chi in questo momento è dall'altra parte della barricata, in particolare per gli americani. A quanto si è potuto sapere, ma tutto va preso con le pinze, l'intelligence americana seguiva questa vicenda e l'aveva prevista. E francamente non ci voleva molto perché bastava leggere i messaggi di Prigozhin su Telegram in cui annunciava una rivoluzione e in cui si permetteva anche di indicare i sostituti di Shoigu e di Gerasimov per nome. Insomma, tutto quanto detto e fatto da Prigozhin negli ultimi mesi annunciava questa rivolta. Eppure, a quanto pare, o Putin era male informato e non sarebbe la prima volta, o ha ritardato la reazione, o invece non l'ha ritardata, ma sono stati male eseguiti o non eseguiti i suoi ordini. Quindi questo è il primo punto, indebolimento. Indebolimento anche nel rapporto con l'America, la quale guarda a questa guerra con sempre maggiore distanza, temendo soprattutto due cose. La prima è che la Cina ne profitti. Se la Federazione Russa dovesse disintegrarsi, se dovesse diventare contendibile, insomma, se meritasse un posto in Caoslandia, per la Cina la penetrazione non solo nella sfera di influenza russa in Asia centrale, ma anche nell'estremo oriente, nella Siberia russa, sarebbe estremamente facile. E d'altronde è già cominciata. Sappiamo che circa una settimana fa il porto di Vladivostok sul Pacifico, il principale porto dell'estremo oriente russo, è di fatto gestito dai cinesi. La seconda, forse ancora più importante, è la fine che potrebbero fare in caso di perdita di controllo del regime centrale sul sistema russo, la fine che potrebbero fare le armi nucleari, 6.000 testate atomiche, su cui oggi non c'è un tipo di controllo esterno di alcun genere. È vero che già nel 1991, quando l'Unione Sovietica si suicidò, si poneva questo problema e fu anzi uno dei motivi per cui il presidente Bush non voleva in realtà, fino alla seconda metà del 91 almeno, che l'Unione Sovietica si disintegrasse, ma solo che si indebolisse, perché appunto il rischio di una dispersione non solo delle testate, ma anche delle tecnologie e degli scienziati sovietici nel mondo, magari approdando su sponde nemiche, era palese. All'epoca gli americani reagirono molto efficacemente, semplicemente mandando i loro uomini a vigilare i depositi, le città segrete, le installazioni nucleari, militari e scientifiche dell'Unione Sovietica. Oggi un'ipotesi del genere non è nemmeno pensabile e quindi questo provoca anche una certa tendenza conservativa da parte americana, dimostrata da dichiarazioni, articoli, interventi sia di esponenti dell'amministrazione, sia di intellettuali e analisti vicini all'amministrazione o anche lontani, che negli ultimi mesi hanno segnalato la necessità di arrivare al più presto alla composizione del conflitto fra Ucraina e Russia per evitare che degeneri. E degenerare, appunto, vuol dire portare la Cina più verso l'Europa e le armi atomiche russe fuori controllo, fra le altre cose. Quando avvengono questi atti non imprevedibili, ma a quanto pare imprevisti, bisogna sempre evitare di concentrarsi sul presente. Occorre guardare indietro, capire da dove arrivano queste improvvise faglie, queste improvvise fratture,
e immaginare come possono confluire nel futuro e in particolare che effetto possono avere sul fronte russo-ucraino. Oggi saremmo dovuti essere nel pieno della controffensiva ucraina, la quale è cominciata in tono minore qualche settimana fa e che fino a ieri sembrava andare piuttosto male per ammissione degli stessi leader e dirigenti militari ucraini. I progressi erano scarsi, anzi su molti fronti i russi erano addirittura alla controffensiva. Che cosa succede adesso? Tutto da vedere, ma certamente la ingloriosa fine finora della operazione Prigozhin e il caos che si è generato con una parte delle forze armate che evidentemente non voleva andare allo scontro con Prigozhin e con anche una parte della popolazione che a quanto pare simpatizzava con il leader della Wagner, basta vedere i filmati che lo mostrano mentre rientrando a Rostov saluta la folla, una piccola folla ma comunque una folla di giovani soprattutto che inneggiano alla Wagner. Tutto questo ci dice che la situazione al fronte nei prossimi giorni potrebbe risentirne, o attraverso un crollo del morale russo e anche una diminuzione della presenza della Wagner, o invece attraverso altri meccanismi. Certamente non dobbiamo dimenticare che il colpo subito dalla Russia non significa automaticamente un vantaggio per l'Ucraina, perché alcuni elementi strutturali negativi restano, per esempio la carenza di soldati più ancora che di armi, il problema di avere armi molto eterogenee e difficilmente componibili in un quadro coerente. Parlo delle armi che ormai arrivano tutte da fuori perché l'Ucraina praticamente non dispone più di propri armamenti, e anche la resistenza che finora i russi hanno saputo opporre, anche perché hanno avuto dei mesi per fortificarsi addirittura lungo quattro linee parallele di fortificazione. Tutto questo in teoria potrebbe portare nel giro di qualche mese all'esaurimento della spinta offensiva ucraina e a una forma di compromesso. Ciò che però implicherebbe o il rovesciamento dell'attuale leadership ucraina, perché certamente Zelensky, dopo aver detto e fatto quello che ha detto e fatto, non può accettare un compromesso di basso profilo, oppure invece, in caso di collasso della Russia, quindi di sua iscrizione di diritto nell'ambito di Caoslandia, a una resa o comunque a una frantumazione dello spazio russo, che porterebbe vicina alla realtà la cartografia che i lettori di Limes conoscono sui coriandoli di Russia, sui progetti di frammentazione battezzati tali anche dallo stesso capo dell'intelligence di Kiev, il giovane generale Budanov. Vedremo. Un'altra ultima considerazione riguarda il ruolo della Wagner. La Wagner, sappiamo, è un pezzo dei servizi segreti russi, del controspionaggio militare russo, pensato come strumento offensivo, in particolare nei paesi dove la Russia intendeva e poteva svolgere un'azione di influenza, quindi in Medio Oriente, in Africa e anche altrove, ma insisto sull'aspetto offensivo. Nel momento in cui la Russia si deve difendere e non pretende a quanto pare di marciare su Kiev, la Wagner serve meno. E questo può essere uno dei motivi che hanno spinto Prigozhin a segnalare la sua esistenza e come a Putin e alla sua guardia pretoriana.